L'assessore me lo può ripetere anche 10 volte come ha fatto. Noi però questo emendamento e il vecchio emendamento presentato in commissione l'abbiamo capito benissimo. La verità è che volete trasformare la giunta in un'azienda privata, invece noi qui siamo in un ente pubblico. Bisogna che ve lo mettiate in testa, altrimenti facciamo come è successo in comune a Bologna, dove avete pagato un capo di gabinetto Lombardelli che non aveva neanche un titolo per poter essere pagato dirigente, che si è dovuto è stato costretto alle dimissioni. Quindi ce lo potete ripetere anche 20 volte, noi abbiamo capito molto bene dove volete andare a parare e purtroppo ce ne siamo accorti. Voi andate avanti come volete, vi voterete questo articolo, vi voterete questo emendamento. Noi quello che possiamo fare è farlo presente ai dipendenti regionali, perché questo volantino che abbiamo distribuito stamattina, la settimana scorsa, non cambia di una virgola. Cambieremo l'emendamento, ma il contenuto rimarrà sempre lo stesso e informeremo noi i dipendenti regionali di quello che state facendo, perché voi non li avete messi al corrente, avete presentato un emendamento all'ultimo secondo che non è neppure finito nel bollettino regionale, perché evidentemente vi vergognate di questa che noi definiamo, se mi permettete, una porcata. Per quello che riguarda la riorganizzazione, purtroppo noi come assemblea siamo totalmente esclusi da questo dibattito. Avete fatto tutto senza poter avere un confronto con l'assemblea, oltre che con i dipendenti, oltre che con i sindacati, oltre che con le RSU. State andando avanti come un treno senza confrontarvi con nessuno. Quindi io chiederò che un'audizione in commissione, assessore presente, RSU presente e eventualmente anche i sindacati, perché state escludendo completamente tutti da un confronto per un provvedimento che impatta su questo ente in maniera molto forte e non state ascoltando, non state coinvolgendo assolutamente nessuno.